stata una figura molto importante nella vita culturale, civile e politica di Napoli e di non solo, e non solo di Napoli. È stata una di quelle non troppo numerose figure di intellettuali che sono riuscite ad essere anche estremamente popolari. Lo aveva voluto lui stesso l'anno scorso, un salotto al PAN, nell'ambito della rassegna Napoli Expo Art Polis. È proprio qui ieri si è tenuto un incontro per ricordare Luigi Necco, soprattutto attraverso le testimonianze che hanno fatto emergere le sue due passioni principali, lo sport e la cultura, alla presenza fra gli altri della figlia Alessandra, di Paolo Giulierini, Giuseppe Maggi e Massimo Perna. Nell'esercitare la sua professione, con i suoi lettori, con i suoi ascoltatori, con i suoi quelli con cui comunicava, l'unico vincolo che sentiva era la sua libertà e la sua capacità, con coraggio, di descrivere o di denunciare cose che non andavano. Quindi una bella e importante figura di un intellettuale del nostro tempo che ha saputo interpretare questa funzione con grande respiro, con grande visione e con grande passione e sentimento e soprattutto con grande amore per Napoli.